Get ready for Brexit. Ha vinto proprio vittoria schiacciante di Boris Johnson, quindi goodbye, goodbye, goodbye. La Brexit si farà, e quindi get ready, siate pronti per una uscita dall'Europa. Vedremo un po' le conseguenze e questo video è appunto per farci due chiacchiere su quello che è successo dei risultati di queste elezioni in Gran Bretagna. Ha stravinto Boris Johnson e ha stravinto il Partito dei Conservatori. Ovviamente tutti sapevano ormai che sarebbe andata a finire così e lo sapevamo tutti quelli che vivevano già a Londra come me. Io ho vissuto un anno e due mesi a Londra e adesso sono tornata a Milano e ho voluto fare questo video proprio perché molte persone che mi seguono qua su YouTube mi hanno cominciato a seguire perché vivevo a Londra e consigliavo la vita a Londra. Non solo sulle storie, sapete che commento sempre quello che succede dal punto di vista della Brexit, di tutte le cose che di cui non parlerò, diciamo, dal punto di vista politico-economico, perché non ne so assolutamente niente, e su questo magari vi lascio qui sotto il link di una ragazza che sicuramente già seguirete, già conoscete, che è Imen Jane, che lei è una giovane molto molto esperta di economia politica. In questo video volevo raccontarvi un po' quelle che secondo me sono le mie impressioni, no? di questa votazione, che secondo me è stata un vero e proprio referendum, un secondo referendum, perché diciamocelo, Boris Johnson ha fatto tutta la sua campagna elettorale su questo concetto di get Brexit done, cioè facciamo questa Brexit, e di fatto gli inglesi, i britannici anzi, hanno votato per la stragrande maggioranza di fare questa Brexit, perché hanno votato per lui e per il partito dei conservatori. Ovviamente tutta la politica non è soltanto diretta a questa questione della Brexit, ci sono stati tanti altri temi molto importanti come quello della sanità. La sanità non è proprio nello stato massimo appunto di salute in Gran Bretagna, ci sono stati diversi dibattiti, non soltanto, però ovviamente il tema di base, il tema più forte, diciamo più sentito anche forse dalla popolazione, è stato questo di uscire o non uscire dall'Unione Europea. E alla fine hanno vinto quelli che volevano la Brexit. E cosa succederà? Succederà che nel giro di veramente pochissimo tempo, e sicuramente entro il 31 gennaio, dovranno fare un accordo, cioè un deal con l'Europa, che molto probabilmente non sarà un deal forte, non sarà un hard Brexit, cioè ci sarà comunque un accordo, non è probabilmente un'uscita senza accordo, quella che vuole Boris Johnson, perché la diceva tanto, la cantava tanto quando prima delle elezioni, perché comunque era il suo cavallo di battaglia, eccetera eccetera, però poi in realtà probabilmente si andrà a fare un accordo. Come sarà l'accordo ovviamente non lo sappiamo, però sicuramente ci saranno delle conseguenze, soprattutto per chi vuole andare a lavorare in Gran Bretagna, che sia dell'Unione Europea, essendo diventerà un po' come gli Stati Uniti, quindi ci vorrà un visto, un permesso di lavoro per poter entrare. Non sarà così semplice come adesso, cioè tu adesso allo stato attuale vai lì fisicamente, cerchi un lavoro, ti fai un contratto direttamente lì e rimani, non c'è nessun problema. Dal momento in cui la Gran Bretagna uscirà ufficialmente dall'Europa, bisognerà avere un permesso di soggiorno, bisognerà avere un visto anche turistico per poter entrare, molto probabilmente cercheranno di farlo facilitato, da fare online, però per esempio devi entrare col passaporto e non più con la carta d'identità. Dovrai, per poter lavorare lì legalmente, dovrai essere in possesso di un permesso, di un visto di lavoro, che probabilmente te lo devono fare prima che tu parta, prima che tu arrivi lì in Gran Bretagna, e tutta una serie di cose che complicano un po' la situazione per per i migranti, per gli emigrati, insomma, che vanno a vivere là. La mia riflessione di base è che perché così tanti britannici hanno votato per la Brexit? Io mi sono chiesta questo quando ero lì a Londra, l'ho chiesto a molti miei amici, sia stranieri che vivono a Londra che inglesi, e il sentimento di base è proprio questo, che è un po' il sentimento che vige anche in Italia ultimamente, molto di moda, cioè quello che gli stranieri vengono qui e ci rubano il lavoro, ci rubano la sanità, ci rubano tutti i servizi
che noi paghiamo con le nostre tasse, dobbiamo condividerli con altre persone che non sono britanniche. Oltre al fatto di, storicamente, la Gran Bretagna si è sempre, come dire, sentita insomma una delle più grandi potenze del mondo, probabilmente dopo gli Stati Uniti si è sempre sentita la più grande potenza del mondo, e stare sotto il governo di Bruxelles non gli è mai piaciuto, tutto sommato, e soprattutto stare a delle imposizioni come per esempio le quote degli immigrati o altre cose, insomma anche sapete benissimo che Boris Johnson ha cavalcato tantissimo l'onda del fatto che la Gran Bretagna pagava un sacco di soldi in Europa senza avere in cambio i benefit, eccetera, eccetera. In realtà, vabbè, tutto questo non è così, perché si sa che comunque ci sono tante propagande politiche, però gli inglesi, i britannici ci sono cascati per la maggior parte, o hanno veramente voluto. Poi ci sono quelli che secondo me l'hanno fatto a livello speculativo, almeno questo io lo dico da non esperto, ve lo dico subito, non lasciate sotto il commento però che cacchio dici, perché è una mia impressione, semplicemente non ne so di economia, però è una mia impressione che possa diventare la Gran Bretagna quei paesi che lasciano le tasse bassissime, come si chiamano? Paradisi fiscali, ecco, mi è venuta la parola, i paradisi fiscali. Non vorrei mai che dopo questa uscita dalla Brexit, e per riattirare tutte le aziende che già da anni se ne stanno andando dalla Gran Bretagna e stanno mettendo la loro sede in un paese, per esempio la Francia, l'Italia, il Belgio, la Germania, eccetera, in un paese forte europeo, e per riattirare tutti facessero una sorta di sconto fiscale, no? E quindi ti dico, diventa un paradiso fiscale per riportare tutte le aziende lì. E secondo me a livello speculativo può essere che qualcuno si sia fatto i conti in tasca e abbia detto forse è anche meglio così la Brexit, non lo so, sinceramente io non so fare una valutazione economica e politica così profonda, però diciamo così, un malcontento generale nei confronti di tanti stranieri che ci sono, tantissimi stranieri che ci sono in Gran Bretagna, c'era, e il fatto di uscire dalla Gran Bretagna, dall'Europa, scusate, è proprio un sintomo. Il fatto che la gente l'abbia votato così fortemente vuol dire che è un sintomo di una cosa che avevano dentro da tanti anni. Non hanno calcolato tutti gli inglesi che vivono in Europa, e ce ne sono veramente tanti. Io conosco molti amici qua a Milano che adesso sono un po' preoccupati di dire adesso sono io che devo fare il permesso di soggiorno per rimanere qua in Italia. Probabilmente ci saranno degli accordi bilaterali tra i paesi, tra l'Italia e la Gran Bretagna, però chi lo sa quali saranno, in quali termini, in quali tempi, vabbè. Anche loro sono preoccupati, no, della loro situazione, non volevano magari andare via. C'è chi ha il diritto di stare perché è stato qui per tanti anni, c'è chi invece è appena arrivato e insomma non sa nemmeno lui o lei, e così. Quindi vi ricordo comunque una cosa importante che potete ancora fare prima ancora della Brexit e ancora per il 2020, comunque vi lascerò tutti i link qui sotto, è fare il settlement o il pre-settlement, dipende da quanto tempo avete, se avete vissuto, avete avuto la residenza comprovata, dovete dare una prova della vostra residenza in Gran Bretagna per più di 6 mesi, potete fare il pre-settlement, che è sostanzialmente una specie di richiesta di permesso di soggiorno speciale che vale 2 anni, se non mi sbaglio. In questo periodo non è necessario chiedere il visto o il permesso di lavoro per poter andare in Gran Bretagna, visto che avete già vissuto almeno 6 mesi. E invece il settlement è un permesso di soggiorno permanente, quindi che non scade, ed è per quelli che hanno vissuto per più di 5 anni, hanno avuto la residenza continuativa per più di 5 anni in Gran Bretagna, possono fare il settlement. Comunque vi lascio i link del governo britannico qua sotto, i link direttamente per fare il modello settlement, ci vuole un'app da scaricare, una serie di cose, comunque è spiegato in maniera molto semplice, ci sono tantissimi video su YouTube che lo spiegano veramente molto chiaramente come farlo, ed è un'opportunità per chi degli italiani che hanno vissuto almeno 6 mesi, è un'opportunità che secondo me va colta. Tu devi fare una domanda compilando un modulo, facendo vedere delle prove, no? Delle lettere che ti sono arrivate a casa, la registrazione che hai fatto alla banca, piuttosto che se hai un contratto di affitto a nome tuo, col tuo indirizzo, eccetera, eccetera. Proof of residence, come dicono, praticamente fai vedere che hai vissuto lì e loro
te l'approvano oppure no. Non è detto, non è che se lo fai vai automaticamente, tu lo fai e dopo un po' ricevi una mail se ti hanno approvato o meno questo settlement. Io vorrei tornare magari in un futuro a Londra a lavorare o a vivere, chi lo sa, e sicuramente ho fatto bene ad andare a fare questa esperienza che volevo fare da tanti tanti anni, di vivere a Londra, vivere in Inghilterra in generale, e per fortuna l'ho fatto nel momento giusto, in un momento chiaramente in cui non era così difficile arrivarci, farlo, cominciare a lavorare lì. Vedremo, vedremo cosa succederà, ragazzi. Se siete a Londra, se siete in Gran Bretagna, in Scozia, in Galles, nell'Irlanda del Nord, in qualsiasi parte della Gran Bretagna, volete lasciare un commento qua sotto sulle vostre, oppure farmi un contro video, quello che volete, ragazzi, fatemi sapere cosa pensate voi, perché questo canale è soprattutto un momento di scambio. Ci vediamo al prossimo video, che sarà esattamente domenica mattina, quindi mi raccomando, non perdetevi il prossimo video. Un bacio a tutti, ciao Brexit, ciao Gran Bretagna, ciao, goodbye everybody, goodbye.